Siamo in onda. Buongiorno. Benvenuti alla prima puntata di Cultura e Scultura. Oggi c'è qui con noi il dottor Gustavo Lamazza, che ci parlerà oggi dell'arte a Milano. Grazie, grazie. Me l'aspettavo questa domanda, me l'aspettavo. Beh, devo dire che dopo anni e anni di studi, di ricerche sull'arte milanese, che miseria, c'è una mosca che dà fastidio. La lasci stare. Dove? Vabbè. Vieni qua. Ho preso. L'occhio critico che ci piglia sempre. Parliamo d'altro, allora. Si parlava dell'arte a Milano. I miei studi sono iniziati sull'arte rinascimentale e per la precisione su una particolare opera che penso che sia l'orgoglio di questa città, che è il Cenacolo. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci è quello che io considero un chiaro esempio di calliopimpesi. Ovviamente non voglio parlare di ciò che si sa già dell'opera di Leonardo, ovvero per esempio il fatto che fu realizzata interamente con i pastelli a cera del nipotino dell'artista e che dopo 10 secondi già dalla realizzazione dell'opera essa cadeva a pezzi. Vorrei piuttosto parlarvi di nuove ipotesi. I 12 apostoli sono rappresentati in tumulto perché qualcuno di loro ha sentito un cattivo odore e tutti cercano di capire chi ha scorreggiato. Il motivo per cui il Cristo sembra impassibile a questo grave atto di maleducazione ci è tuttora ignoto. Alcuni critici d'arte ipotizzano che Gesù all'epoca avesse il naso chiuso, altri affermano che l'abbia fatta lui. Un'opera di importanza storica della nostra città di Milano è Lo spirito sullo stelo, di Paul Klee. In effetti, l'autore non è mai stato a Milano, tuttavia la cugina dell'amica e della callista di sua nonna era particolarmente golosa del salame Milano e questo basta a fare del pittore un artista squisitamente milanese. L'opera è tuttavia controversa, nello sguardo ambiguo, nelle proporzioni e nella postura della creatura rappresentata, molti appassionati del regista Steven Spielberg hanno riconosciuto il ben più famoso personaggio di E.T. È evidente che l'autore abbia quantomeno plagiato l'opera di Spielberg. Parliamo di Paolo Carrà, cugino di Raffaella Carrà, famosa icona omosessuale. L'opera che andiamo ad analizzare è La Camera Incantata, la rappresentazione di una camera nella quale alcuni critici d'arte di destra hanno riconosciuto la camera da letto di Berlusconi. Si vedono infatti chiaramente gli angoli della stanza in cui il passato e futuro premier depone il doppio petto, appoggia la parrucca o si allena a moltiplicare i pani e i pesci. Non ci è noto come una rappresentazione così fedele della stanza di Silviuccio sia stata realizzata in tempi così remoti. Tuttavia, alcuni critici di destra mostrano questo quadro come prova, a dimostrazione del fatto che Silvio non è mai nato, ma è sempre esistito nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo il dottor Gustavo Lamazza per essere stato qui oggi con noi. Grazie tantissimo e spero di avervi arricchito. È stato per me un onore accompagnarvi in questo viaggio di cultura. E noi ci vediamo la prossima settimana con l'opera L'elasticità di Boccioni. E questo è quello che vedono i vostri figli quando si drogano. Arrivederci. Ma è geniale.